Ci siamo messi al lavoro il 5 di settembre con il giorno del giuramento, il primo giorno che io sono arrivato qui al Ministero. Siamo arrivati al 14 dicembre, ci sono esattamente 100 giorni. Vedete la timeline delle cose che abbiamo fatto in questi 100 giorni. Primo punto, quello fondamentale, più risorse per il Servizio Sanitario Nazionale. Ci sono 2 miliardi in più sul fondo sanitario per il 2020. Come si vede benissimo da questa slide, è un passo avanti molto molto significativo rispetto agli ultimi anni. Il messaggio che vogliamo dare è che si chiude definitivamente la stagione dei tagli alla salute e si ricomincia ad investire in maniera molto molto significativa. Più 1,8% quest'anno, negli ultimi 2 anni più 0,75 e più 0,9. Quindi stiamo parlando di un raddoppio dei fondi per la sanità nel nostro Paese. Tra l'altro, voglio ricordare solo in un istante, spesso i governi nel DEF mettevano una cifra, si arrivava alla manovra di bilancio e quella cifra veniva drammaticamente tagliata. Questa volta abbiamo scritto 2 miliardi nel DEF e rigorosamente abbiamo rispettato questo impegno fino all'ultimo euro. E io penso che sia solo l'inizio di un percorso, di un nuovo grande investimento sulla sanità nel nostro Paese.